Tranquilli, non ci sono spoiler. Salve a tutti, io sono Nels, benvenuti in un nuovo... non so cosa sia questo. È un video, ma non so che video sia. Boh, vi dico subito che parliamo di serie TV. Ecco perché ho i capelli alla Dawson Creek. Di solito faccio daily vlog e spesso e volentieri mi trovo a parlare di nerdate all'interno di video che riguardano la mia giornata. Beh, già ve lo annunciai con l'inizio della seconda stagione. È giunto il momento di concretizzarlo. Questo che state vedendo è il risultato di una serata nerd. Anzi, di due giornate nerd. Ho deciso di iniziare questa rubrica per cercare di sfruttare quelle che sono le mie attuali passioni, per creare dei contenuti che possano interessarvi o addirittura esservi d'aiuto. Chiamiamole recensioni, chiamiamole guide per il consumatore, chiamiamole chiacchiere. Non so come chiamarle. Guardatevi il video, poi suggeritemi nei commenti come chiamereste questa rubrica. Io pensavo di chiamarla Nels Nerd come il canale di Twitch, ma fa schifo proprio. Non avete ancora capito che cazzo stiamo facendo? Neanche io! Parliamo di nerdate. O anche di attualità. Di argomenti generali. O solo di nerdate. Sia nerdate che mi piacciono che nerdate che non mi piacciono. Direi che parlerò di qualsiasi cosa mi vada di parlare. Recensirò qualsiasi cosa mi vada di recensire. Così che abbiate una vasta gamma di consigli e sconsigli da seguire. Tipo, boh, vedremo. Non lo so! Intanto parliamo di Dirk Gently. Porca paletta Dirk Gently. Anzi, porca puttana Dirk Gently. Dirk Gently, o per l'esattezza Dirk Gently, agenzia di investigazione olistica, è una serie TV di BBC America, arrivata ovunque al di fuori degli USA su Netflix. Io infatti l'ho vista su Netflix. Grazie Netflix, se solo potessi parlare. Si basa sul personaggio creato da Douglas Adams, scrittore, oltre che di Dirk Gently, anche di Guida Galattica per gli autostoppisti, di cui forse avete sentito parlare. La prima stagione, e per ora c'è solo questa, è composta da 8 episodi di circa 50 minuti l'uno. È una commedia con base fantascientifica, poliziesca. Ma che cazzo, prendetevi Wikipedia e lasciatemi stare! Fermi tutti, calma, respirare. Dirk Gently. Chiudiamo Wikipedia, i fatti, le curiosità, che cazzo ne so, non sono qui per dirvi ste cose. Parliamo della mia esperienza da spettatore, che è quella che secondo me può e deve interessarvi. Voglio che questi video siano come un dialogo tra due amici, dove uno prova a convincere l'altro a guardare o non guardare qualcosa, a giocare o non giocare qualcosa, a provare o non provare qualcosa, a comprare o non comprare qualcosa. Non lo so, ma sicuramente due amici. E Wikipedia non è mia amica! No! Non sono un esperto in materia, sono un consumatore come voi. Bene, iniziamo. Dividiamo la cosa per punti, se no non ne usciamo più. Trama! La trama in Dirk Gently è strana. Tutta la serie TV in realtà è bella strana. Cioè, non credo di aver ancora capito di che cazzo parli. È un continuo mindfuck con clima comico. Squartano gente, ma è tutto molto comico. Sangue ovunque, sorrisi a 32 denti, mutilazioni. Che bel gattino! Cosa? Ma è questo il bello. È una breve storia che parla d'amicizia. Sì, esplodono teste. Amicizia. Parla d'amore. Uomo-donna. Uomo-cane. Padre-figlia. Padre-cane. E parla di budella. No, comunque. Dirk Gently è un detective olistico. Vi chiederete, che cazzo vuol dire olistico? Tranquilli, non lo sanno neanche loro, ma all'inizio della serie provano a spiegarvelo. È tipo quando tutto è collegato, tutto è conseguenza di qualcosa e ti porta a qualcos'altro. Destino olistico. Destontino olistico. Distolistico. Destoli. Ciao. Quindi, sto detective inglese è in America. Mi pare a Seattle, ma potrei sbagliare. Non si sa perché, non si sa per come. È senza casa, è lì che vagabonda. Però è vestito bene e ha una macchina da corsa. Ok. Si intrufola in casa di Todd. Giovane, non più così giovane, che gli avevo dato 23 anni. Poi ho scoperto che ne ha 33. Sgangherato, che non gli daresti un euro. Con la faccia da tossico, che suonava in una band che si chiama Funeral qualcosa. Non ispirerebbe fiducia a nessuno, tranne che a Dirk Gently. H. Samuel Barnett. Barnett. Non lo so. Che lo vuole come assistente. Per assisterlo nel cercare di capire che cosa significhi olistico, perché non l'ha ancora capito da quando gli hanno proposto di fare questa serie TV. Il buon Samuel. Ah, Todd è... Frodo. Frodo Baggins. E nulla, questi due scoppiati si trovano a dover risolvere un caso d'omicidio per poi finire a scontrarsi con una gang di pelati. Tutto nella norma. Anzi,
anzi no, è tutto molto paranormale, perché in questa serie di Nella Norma non c'è un cazzo. Fantastico. Un mix perfetto tra crime poliziesco e fantascientifico. Da brividi. Come se Doctor Who incontrasse CSI, Kill Bill e i Power Rangers, si fondessero tutti insieme per creare una serie da paura. Non vi dico altro sulla trama perché è un continuo colpo di scena e vi rovinerei la sorpresa. Sappiate che può sembrare piatta all'inizio, ma grazie alla libertà d'azione che può avere una serie del genere, diventa inaspettatamente profonda, arzigogolata ed avvincente. Personaggi! Beh, un attimo, un goccio d'acqua che... I personaggi sono, dopo la trama, l'elemento chiave del successo di questa serie. Sono tanti e sono tutti ben caratterizzati, circa. Dirk è un detective pazzo inglese. È un genio, ma è pazzo. Sì, boh, è pazzo e basta. Fa ridere, pare un po' Sheldon Cooper con voglia di vivere. Todd è un ex musicista 33enne che vive da solo nel casino. Non fa nulla e... Oh mio Dio, sono io! Parlando di Todd, vorrei dire che secondo me è merito suo se questa serie è andata bene. Cioè, merito di... Frodo! È un attore un po' del cazzo, secondo me. Cioè, è veramente monoespressivo a livelli massimi, ma ha un volto che ispira sicurezza e familiarità. Non so spiegarlo, ma io l'ho iniziata perché c'era lui, che interpreta praticamente lo stesso identico ruolo anche in Hooligans e in Wilfred. Ma vabbè! Poi c'è Amanda, la sorella di Todd, malata di... non lo so, le flippa la testa e pensa di star morendo ogni 7.8 secondi, e a volte è anche frustrante perché è lì che fa cose e pensa di morire. Però alla fine è anche fatto bene, perché la frustrazione che immagino provi lei la trasmette anche a chi guarda, che dice che due coglioni. Ecco, forse però Amanda è il personaggio meno riuscito. È gnocca, ma mi sta sul cazzo. E per farmi stare sul cazzo una gnocca ce ne vuole. Farah è una semipoliziotta badass con l'afro che spacca il culo a tutti ma parla da sola. Basta. Bart e Ken sono due personaggi che per gran parte della stagione stanno per i cazzi loro, in un altro filone di trama, che è il filone che a me è piaciuto di più. Bart è una come Dirk, crede e vive secondo il concetto di olistico e boh, è fuori di testa e ammazza la gente. Ken è un cretino che si è trovato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato ed è incappato in Bart. Oh mio Dio, olistico! Iniziano a viaggiare insieme, iniziano a conoscersi, mentre ammazzano gente. In pratica entrano nel filone principale soltanto nelle ultime puntate, intersecandosi con Dirk, Todd e varie. E per il resto del tempo ammazzano gente. Figata! Non so perché tutta la vicenda di Bart mi ricordava un po' Phil dal futuro. E poi vabbè, gli altri sono personaggi secondari, quindi vaffanculo. Tipo il trio chiassoso, non so neanche che cazzo potrei dire sul trio chiassoso o sui due poliziotti, se non che quello più anziano dei due mi faceva spaccare da ridere, ma proprio spaccare da ridere. Vabbè, vi ho dato un'infarinatura su quello che è a grandi linee Dirk Gently, senza spoiler e senza entrare troppo nel tecnico. Ora è il momento di farlo. Che cosa? Pro e contro! I pro e contro sono una cosa che mi gasa di brutto. Fossi stati in voi a guardare questo video, avrei skippato fino a questo punto. Chi se ne frega del resto, mi interessa solo i pro e contro. Alla fine sono l'unica cosa importante. Pro! Poche puntate, concentrate e quindi continui eventi a ritmo altissimo. Personaggi molto ben caratterizzati, a parte Amanda. Amanda di merda. Finale da brividi. Pazzesco. Cioè, ero proprio lì che... Trama mai banale. Mix di generi funzionale e originale. Fa ridere, ma è anche profonda. Non puoi smettere di guardarla. Una puntata tira l'altra. Contro! Attori a volte da schiaffi. Clima da serie TV inglese... non apprezzabile da tutti, anche se non è una serie TV inglese, colpa di Dirk. Muore la gente e a nessuno frega un cazzo. Per crearsi la possibilità di fare una seconda stagione ben collegata, hanno presentato un sacco di cose che poi non hanno spiegato né approfondito, lasciando lo spettatore con molti dubbi e molte domande. Ci può stare, ma hanno esagerato. Amanda, tiriamo le somme. Dirk Gently è da vedere, su questo non ho dubbi. È divertente, è entusiasmante e mette quel giusto pizzico d'ansia nello spettatore che ti fa rimanere con gli occhi incollati allo schermo. Tipo, ci sono anche i panzoni americani che rapiscono le ragazzine. Aiuto, ma che cazzo è? Prisoners. È una serie TV che ovviamente ha dei problemi, non è perfetta. È così superficiale in alcune cose che fa fatica a creare quel mondo avvolgente che vorrebbe creare e non riesce ad entrarci. Però è da vedere, anche solo per capire, e vi assicuro che lo apprezzereste, come hanno utilizzato l'elemento nonsense all'interno del racconto. Ci sono cose che non hanno senso, a partire da alcune azioni dei personaggi fino ad arrivare all'umorismo completamente fuori luogo in alcuni momenti e... Black!
Ma black che più black non si può. Forse sono rotto io, ma mi è piaciuta davvero tantissimo. Guardatela. Grazie per aver guardato questo video. Spero vi sia piaciuto e spero possa interessarvi il mio continuare a portare contenuti di questo genere ogni tanto insieme ai daily vlog. Lasciate un like qui sotto, cerchiamo di arrivare a 1500. E ricordatevi nei commenti di suggerirmi il nome della rubrica. Fate i bravi.